di ritardo, stiamo cominciando. Buon pomeriggio. Allora, lo spettacolo che state per vedere è lo spettacolo conclusivo della classe quinta D. È un testo classico del teatro, Il fantasma di Canterville, un racconto che non ha bisogno di presentazioni, opportunamente rivisitato per le classi. In realtà è per una scuola media, però loro erano talmente tanto bravi che mi sono sentito di fare l'azzardo, di proporglielo, e devo dire che sono veramente, veramente molto bravi. Si sono impegnati tantissimo, si sono coinvolti, anche perché abbiamo iniziato un percorso già iniziato l'anno scorso sulla socializzazione, perché in realtà il teatro è soprattutto questo, si lavora con giochi di fiducia, con giochi di relazione, proprio perché si cerca di lavorare sullo sviluppo di quelle che si chiamano le competenze relazionali. E un attimo, facciamo sedere in modo che così. Allora, stavo dicendo, si lavora soprattutto sulle competenze relazionali. Mi piace sottolineare che abbiamo iniziato il lavoro l'anno scorso, perché la classe ha le sue dinamiche interne, che io ho trovato e incontrato l'anno scorso, sulle quali abbiamo già iniziato a lavorare, che quest'anno comunque sono venute fuori e sono state anche sviscerate abbastanza e hanno portato secondo me a questo risultato, perché non si può fare uno spettacolo di teatro, o meglio, si può fare, ma sicuramente manca poi quella vitalità e quella caratteristica che è propria, che i bambini riescono a far propria se hanno attraversato un percorso laboratoriale puntato sulla relazione. Ci crediamo in modo particolare con il gruppo del Master di Teatro Sociale con cui collabora l'Università Europea, perché è un percorso iniziato già da diversi anni all'Università La Sapienza. Quest'anno si è spostato all'Università Europea e si occupa esattamente di questo, dell'applicazione delle tecniche teatrali nei diversi contesti, nel contesto di disagio sociale, nel contesto detentivo, nel contesto psichiatrico, e in modo particolare io mi occupo della parte relativa al contesto educativo, proprio perché siamo convinti che il teatro abbia questa capacità, cioè di sviluppare e potenziare quelle che sono le life skills, cioè le competenze per la vita, per far sì che l'individuo inizi un percorso di crescita, per dirla con una parola tecnica, egosintonico, ma altro che non è che stia bene con se stesso e abbia consapevolezza di questa cosa. Mo, ci ho detto tutta questa storia, lasciamo la domanda, però è bene che lo si ricordi sempre. Qualunque cosa dovesse succedere, fateci tanti applausi perché ne abbiamo bisogno. Noi ci abbiamo caldo, lo scotch che regge la scenografia. E che fortuna! Al Master di Teatro Sociale insegniamo anche questo, come attaccare le scenografie. Allora, se riuscissimo a trovare lo scotch, ne metteremo un altro po'. Vabbè, adesso cerchiamo di trovare un po' più tagliato. Allora, ci ho detto appunto, loro sono molto molto agitati, l'unica cosa che vi chiedo è di fare tanti applausi, ma di abbassare la suoneria dei telefoni cellulari, anzi, togliamola proprio, perché se lo spegniamo è il momento che ci ha amputato un braccio, ma la suoneria invece si può togliere e quindi la togliamo, lo faccio io anch'io insieme a voi, 2 minuti e cominciamo. Grazie e buon divertimento. Quando nella soffitta di uno dei nostri compagni
è stato ritrovato un manoscritto che narrava la storia di alcuni orribili fantasmi. Sì, mostruose creature che abitavano nella dimora di Gatherine, in Inghilterra. Da quel momento, scricchiolii e rumori strani si impossessarono della nostra aula. Si potevano udire in qualsiasi momento, persino durante le lezioni della maestra De Ryder. Latrati e grida disumani si affacciavano alle nostre orecchie, anche quando la maestra Rosaria spiegava italiano. Ma andiamo con ordine. La storia è cominciata più o meno così. Aspettando con ansia i nuovi proprietari.
Salve, salve. Ciao, Sam, io sono Stelle e lui è Strisce. No, io sono Strisce e lui è Stelle. Non lo si è sentito, io sono Stelle e lui è Strisce. No, io sono Strisce e lui è Stelle. Basta, ragazzi. Wow, che casa. Qui ci sono un sacco di vecchi libri. Pensate che starebbero bene nel cammino. Questi devono essere i tratti dei primogeniti. Che brutto. Guarda quello, sembra un cavallo. E quello sembra un tacchino con le mangi appese. Facciamo anche noi un quadretto di famiglia? Bella idea, ragazzi. Tutti qui. Mettiamoci in posa. Mia cara alla mia sinistra, Washington alla mia destra e Virginia qui, in mezzo ai due gemelli. In posa. Così. Pronti. Sorridete. Ci. Arrivederci.
rabbia al momento ed è inutile che io ti ricordi la tua dieta. E poi è meglio così. Ho letto che quanto è mai salutoso digiunare una volta alla settimana. Se lo dici tu. Washington, Virginia, stelle, strisce, forza, a dormire. Ma così, senza cena, senza cena. Ira, Ira, Ira.
di cui sono rappresentante all'estero, anche a Sinistra. E con questo vi auguro la buonanotte. Bisogna salvare la Firenze, dovrà sembrare una cosa casuale, del tutto casuale. Sì, lascia fare la tua più giovinastra.
domani abbiamo quell'appuntamento. Il 17? Sì, il 17 sarà il giorno della vendetta. Tre giorni, tre miseri giorni e i nostri ospiti lasceranno per sempre il castello e non torneranno mai più. Dovremo scegliere con cura il personaggio, il costume e gli accessori. Gli accessori sono necessari per il compimento. Il primo a soccombere sarà quel bel busto di Washington. Li conficcherò il pennello per tre volte nel collo, così vedremo se gli basterà la voglia di cancellare ogni volta la nostra opera pittorica. Poi sarà la volta di Mr. e Mrs. Otis. Passerò direttamente attraverso il muro con una rete inverocito e poserò la mia fredda testa di pesce sul petto della povera donna. E mentre il marito tremerà dall'orrore, gli sussurrerò all'orecchio tutti i segreti dei cimiteri sconsacrati. Alla graziosa Virginia! Beh, volendo rimanere, vedrai, mi basterà qualche labrato. E siamo sempre uno schianto. Wow! Allora, cara Lady Reginald, questo è il mio filo di cuore che lei ha
Washington stava cercando il modo di catturare i fantasmi, ma qualcuno ancora bramava le